Benvenuti a Radio Lavoro, rubrica realizzata da CISL Lombardia in collaborazione con Radio Marconi. 6 iscritti su 10 alla CISL Lombardia rinunciano a curarsi. Il motivo principale sono le lunghe liste d'attesa. È quanto emerge da una ricerca condotta da Bibliolavoro, il centro studi di CISL Lombardia, presentata questa settimana alla stampa e agli iscritti CISL. Ne parliamo con Roberta Vaia, segretaria regionale CISL Lombardia, e Francesco Girolimetto, direttore di Bibliolavoro. L'indagine ci ha permesso di ottenere un quadro chiaro e strutturato delle criticità vissute dai nostri iscritti e fornendoci appunto dei dati concreti e attendibili da utilizzare prossimamente nei confronti con Regione Lombardia. Tanti sono i temi toccati, tanti sono gli spunti. Concentriamoci sulla questione del governo delle liste d'attesa. E qua è sicuramente necessario rafforzare le misure per ridurre i tempi d'attesa. Noi sappiamo che Regione sta facendo tante scelte, come l'aumento delle prestazioni, l'ampliamento dell'orario di apertura, delle visite, l'introduzione del tempario, la possibilità di prenotare anche in modalità differenti. C'è poi sicuramente, come ci ha sottolineato anche stamattina l'assessore, il problema dell'appropriatezza prescrittiva, c'è sicuramente il problema dei no-show, però insomma sta di fatto che le liste d'attesa non ci sono ancora. Cosa vi augurate quindi e cosa chiedete a Regione Lombardia? Allora sicuramente credo che una rapida attuazione del CUP unico è auspicabile. Poi Regione capirà la nostra timida reazione alle dichiarazioni circa l'imminente messa a regime del CUP unico, perché insomma in realtà sono anni che leggiamo che deve essere pronto da un momento all'altro. Nel frattempo però ci potrebbero essere alcune strade da percorrere. Ad esempio, perché non fare in modo che le prenotazioni di primo accesso con codici di priorità urgenti non possono essere direttamente gestite dal CUP oppure addirittura dal medico curante, che sia lui che possa direttamente garantire la priorità della prenotazione e fare la prenotazione. E poi sicuramente ci vorrebbe un accesso facilitato alla libera professione intramuraria, nel caso in cui appunto le persone non hanno garantito il diritto di avere delle visite nei tempi garantiti. E noi attraverso i nostri punti salute, che sono degli sportelli sindacali che danno sia informazione ai cittadini che tutela della persona rispetto ai disservizi e impedimenti organizzativi, stiamo appunto cercando di aiutare e indirizzare le persone in questo senso. Cosa emerge dalla ricerca? Quali sono i dati più importanti? La ricerca ha raccolto 11.520 risposte complete ed è stata somministrata su tutto il territorio lombardo. Il dato più preoccupante che emerge dalla ricerca è sicuramente relativo alla rinuncia alle cure, un evento molto diffuso, sperimentato da molti cittadini, in particolare nelle fasce sociali economicamente più svantaggiate. Ma quali sono i motivi per cui si rinuncia a curarsi? Nel 64,6% la motivazione sono i lunghi tempi di attesa. Nel 46,1%, cioè circa un lombardo su due, sono le ragioni economiche, il costo eccessivo del curarsi. E infine, al 43,3% delle motivazioni troviamo la scomodità fisica o organizzativa delle strutture sanitarie. Dati medi che si differenziano molto rispetto ad alcune variabili che indicano spesso fragilità. Ad esempio, il valore del reddito familiare è inversamente correlato alla rinuncia alle cure, ovvero a rinunciare maggiormente sono quelle persone più in fragilità. E a testimoniare ciò alcuni dati: solo un intervistato su 5 con redditi oltre 50.000 euro rinuncia a curarsi, a fronte di 2 intervistati su 3 se li guardiamo nelle fasce con redditi inferiori a 15.000 euro. Particolarmente allarmante è poi la rinuncia alle cure di quei soggetti pluripatologici cronici. Un intervistato su due ha almeno una patologia cronica, mentre quasi uno su cinque ha due o più patologie croniche. Ecco, tra i rispondenti con patologie croniche, le rinunce alle cure nell'ultimo anno sono state numerose. Quali numeri in particolare riguardano le visite? Rispetto alle visite, emerge come oltre il 55% degli intervistati ha usufruito delle prestazioni a pagamento per l'erogazione di visite specialistiche nell'ultimo anno. E la principale motivazione che ha spinto gli intervistati a prediligere, questa prestazione non è stata la scelta, libera del medico, ma piuttosto,
la tempistica minore del servizio, indicata come principale motivazione da oltre 7 rispondenti su 10. Rispetto ai tempi di attesa delle visite, riscontriamo dati particolarmente preoccupanti. Circa il 50% degli intervistati con prescrizione a 72 ore, ovvero urgente, dichiara che i tempi non sono stati rispettati, così come il 44% di chi aveva prescrizioni a 10 giorni e il 41,9% di chi aveva prescrizioni a 10 giorni. Quindi, dal punto di vista dei giudizi generali, se l'aspetto dei tempi di attesa è assolutamente critico, con votazioni che spesso rasentano il 4 in una scala da 1 a 10, vediamo come invece molto più positivamente siano giudicate tre aspetti ulteriori: la capacità relazionale del personale, l'adeguatezza delle strutture sanitarie e la qualità, soprattutto la qualità della prestazione professionale dei nostri sanitari. Sicuramente uno degli argomenti più all'ordine del giorno sono gli accessi al pronto soccorso. Per quanto riguarda questo aspetto, che cosa avete rilevato? Ciò che concerne invece i ricoveri dal pronto soccorso, ci siamo concentrati sulle ore di attesa. Le ore di attesa prima di essere visitati si sono attestate in media su circa 3 ore e 30, ma con picchi anche di 12 ore, mentre le ore di attesa tra la visita e il trasferimento in reparto sono state in media di oltre 8 ore, con picchi che hanno toccato anche le 48 ore. Da Alessia Riva, grazie per l'attenzione, al prossimo appuntamento di Radio Lavoro.